di stato. Non cambia espressione, non felicità, se la chiamano maturità. 9 mesi, era ancora settembre, ansia zero, dai, do you remember? 9 mesi, un pancione che partorirà, FIFA vera, chi vivrà vedrà. Questa idea nasce per omaggiare, per gratificare questi studenti e queste studentesse che devono affrontare un esame di stato molto particolare, come molto particolare è stato l'anno che hanno frequentato a causa dell'emergenza Covid-19. E così Andrea Franceschetti, giovane insegnante di italiano e latino al liceo Città di Piero di Sansepolcro, ha voluto sorprendere i suoi alunni di quinta con una canzone dedicata proprio alla maturità. Se mi estraggono per il primo giorno, chiedo asilo in Perù e non ritorno. Rompi ghiaccio all'orale, ma mai e poi mai, se mi voglio mi beccano su Skype. Il professore si è occupato del testo, all'arrangiamento invece ci ha pensato un altro studente del liceo, Michele Braganti. Protagonisti del video invece non potevano che essere loro, i maturandi. Volevamo creare con l'artista e musicista Michele Braganti un video anche ironico in cui i ruoli si invertissero, io fra i banchi degli studenti e lui in cattedra da professore. Ma poi abbiamo pensato che l'idea migliore per gratificare ed omaggiare gli studenti di quinta della Città di Piero di Sansepolcro, ma gli studenti di quinta di tutta Italia, fosse proprio questa carrellata dei loro volti. E allora abbiamo chiesto loro di inviarci le foto, i loro primo piani, in maniera tale che potessero poi scorrere con il testo che sottolineerà attraverso questo esame un momento così importante e così particolare della loro esistenza. Ecco, si racconta la maturità in questa fase di emergenza, che maturità è per questi studenti? È una maturità particolare anche per il fatto che questa didattica a distanza, pratica che dalla normativa italiana non era prevista, non era regolamentata, ma pratica a cui questi ragazzi hanno dato vita, perché non dimentichiamocelo mai, senza la collaborazione dei ragazzi e soprattutto delle famiglie, di didattica a distanza non si sarebbe potuto parlare. Noi l'abbiamo fatto e questo che ha fatto? Ci ha riavvicinati in questi mesi? No, se è possibile ci ha fatto sentire ancora più forte la distanza. Fra le altre cose, questi ragazzi di quinta non hanno tutti la fortuna, come a me capita di vivere per esempio, di vivere in una casa di 70-80 metri quadri con un balcone, con un giardino. C'è chi vive, studia, prepara questa maturità chiuso in casa da 2 mesi in 45-50 metri quadri, con case affollate, famiglie in cui sono compresi anche fratelli, sorelle che seguono didattica a distanza, quindi mettono in campo altri sforzi da parte dei genitori. Questo ha aumentato il loro stress, ha aumentato la loro tensione e bisogna invece creare tutti i presupposti perché possano andare, io spero con tutto il cuore, in presenza a scuola ad affrontare questo con serenità, questo importante appuntamento della loro esistenza. Una sorpresa ma anche un incoraggiamento dunque a tutti i suoi ragazzi che stanno per affrontare una maturità del tutto eccezionale. Sono al limite, non di funzione, a deriva con la derivata, flessi massimi sono i minimi, ma mi attacco alla canna del Gauss, scena mute, ripeto, non dica che ci vede in Picasso, Guernica, c'è un cavallo, c'è un toro, c'è brutalità, è una strage la maturità. Gli studenti ci hanno ricambiati a me, a Michele, con un affetto straordinario e il piacere più grande è quello di ricevere loro messaggini vocali in cui non ci dicono niente, canticchiano il ritornello che è entrato ormai nelle loro teste e nei loro cuori. Il messaggio che volevamo mandare simpaticamente era anche questo: se sapete tutti gli argomenti che vengono affrontati in quella canzone, allora l'esame di Stato sarà una passeggiata. In che stato, in che stato, in che stato sarò dopo l'esame di Stato?